Bene. Buongiorno. Ciao a tutti. Allora, abbiamo tutto pronto per fare che cosa? Una torta al profumo dell'erba cedrina. Cedrina. Limoncina. Che sarebbe questa qui, limoncina? Erba Luisa. Che ce l'abbiamo nel vaso, l'abbiamo appena tagliata. Un sacco di nomi. Ecco. C'è un'altra particolarità che anche gli mettiamo l'uva. E più mettiamo l'uva. Adesso vi faccio vedere. L'uva. Ho 150 grammi di zucchero. Ok. Ho messo 40 fogliettine di questa che l'abbiamo appena presa, tutte le sommità, quelle più piccoline. Frullo lo zucchero assieme all'erba. Profumatissimo, guardate. Sì, perché guarda, è una cosa meravigliosa. Limoncino si potrebbe fare anche tagliuzzata, però così approfuma tutto lo zucchero. Sì. Una cosa magnifica. Allora, adesso facciamo così. Allora, metto un po' di zucchero profumato sopra l'uva da tavola denocciolata. Sì. Senza, abbiamo levato tutti i semi, che poi andrà messa sopra la torta. Adesso tagliata a metà e messo, levato i semini, adesso gli ho messo un po' di zucchero con il gusto dell'erba. Adesso ho 150 grammi di burro che è già molle, ammollato, lo lavoro assieme allo zucchero. Mamma mia, che profumo che fa! Ma che profumo! È una cosa pazzesca! Sembra impossibile che quelle fogliettine facciano tutto questo profumo. E l'erba Luisa ha un sacco di proprietà. Eh sì! Intanto noi abbiamo già fatto anche un liquore con quella. È vero! Però si può aromatizzare anche, si possono aromatizzare le pietanze. È un'erba. Si possono fare anche degli infusi, non è solo ornamentale, ma è anche digestiva. Anche rilassante. Mettiamo un pizzicottino di sale. Ha diverse proprietà. Dentro. Ok. Metto un uovo per volta. Sì. Ecco qui. Di uova gliene mettiamo due. Tre uova. E poi metteremo la farina, abbiamo già detto quanta farina. 350 grammi di farina. Come vedete lo zucchero, il burro era già mollato. Sì. Per temperatura ambiente così si lavora bene. Ah, sì. Si fa velocemente, certo. L'ultimo uovo. Ok. Adesso mettiamo qualche acino. Sì, acino spezzettato, ma pochi, se non viene molle dentro. Sì. Quindi una piccola parte mettiamo dentro. Pochi. E invece il resto lo mettiamo sopra, lo facciamo leggermente affondare, ma di poco. E quindi la torta dovrebbe... Giusto qualcuno. E poi quelle le distribuiamo tutte sopra. Perfetto. Ecco. Sì. Poi... Adesso setacciamo la farina. Sì. Setacciamo la farina così almeno un poco per volta. È sicuro che sia assolutamente pulita. Questa farina è quella lievitante. Certo. Quindi. Perciò non mettiamo nient'altro dentro. Mm-hmm. Ecco.
altrimenti uno smette, dovrebbe mettere una bustina di lievito, sì, così è già a posto. Perfetto. Sì, ecco che adesso ci vuole un po' di latte. E mettiamo il latte. Vediamo se ne basta un bicchiere o ne basta anche meno, vediamo un po'. Che va un po'. Adesso ne metto mezzo bicchiere. Ok, e poi se ne serve altro gli aggiungiamo. Continua a rimanere profumata, chissà. Sì, sì, nel notte. Poi quando ce ne sta ancora un pochino, sarà in forno, probabilmente. Metto ancora un pochino di latte. Ma sì. Sì. Ce ne va circa un bicchiere così dentro. Sì. Bene, bene. Ecco, si continua ad amalgamare. Certo. Tutto. Ecco qui. Adesso questa è la consistenza giusta. Benissimo. Mettiamo dentro il contenitore. La tortiera lì. Sì, la tortiera. Mm-hmm. Che è stata foderata dalla, con la carta, sì, con del la forno. Carta forno, sì. Adesso la spianiamo un po', la mettiamo tutta bene. Bene, bene. Ok. Adesso cominciamo a mettere. Io credo comincio che a mettere l'uva fresca. Invece l'uva fresca. È buona, è uva. È uva quella grossa. Ecco, è uva da tavola grossa. Sì, grossa. Quindi facciamo un bel giro. Sarà proprio buona. Speriamo. Tra un accio e l'altro gli lasci un po' di spazio. Certo, ecco. Perché così cresce. Perfetto. Potrei fare il cuoco teorico ormai. Sì. Teoria. Teoria. Diciamo, apriamo una piccolissima parentesi, diciamo che tra 2 o 3 giorni inaugureremo qui la cucina per non vedenti. Ah. C'è una cucina nella quale ci sono un po' di accessori e poi si faranno dei corsi per dare autonomia. Diciamo anche che noi nei video descriviamo molto, qualcuno dice che parliamo troppo, e parliamo troppo perché molti non vedenti vedono, diciamo vedono, perché è inutile girarci intorno, il linguaggio è sempre quello. Ecco, vedono, ascoltano i video e quindi se non descrivessimo non saprebbero come fare delle cose, per cui descriviamo tanto per quello. Ok, allora ecco qui, abbiamo messo tutto, anche l'uva con lo zucchero e benissimo, profumata dell'erba cedrina. Cedrina. Ecco, la portiamo al forno per 40 minuti a 180. Eccola qua la torta. La nostra bellissima torta con l'uva. Con l'uva e l'erba sopra, l'erba cedrina. Cedrina. E l'erba cedrina. O limonina, o erba o Luigia. Quella che volete. Erba Luigia, un sacco di nomi.
Ancora è troppo calda, non la possiamo far vedere. Odorosissima, quando YouTuber acquisterà anche i profumi, allora potrete sentire. Ecco, adesso qui non si può ancora. Allora, ramoscello sopra. Grazie per la visione anche di questo video. Stiamo procedendo. Ha un profumo enorme, ma proprio. Sì, veramente. Bellissimo. Stiamo procedendo con i follower, con tutto quanto. Quanto è fredda? Mettiamo sopra un po' di zucchero a velo. Eh sì. Adesso è troppo calda. Troppo calda. Niente, grazie mille. Iscrivetevi. Un sacco di gente vede il video, poi magari non si iscrive. A voi non costa niente, a noi ci dà un sacco di gioia. E quindi magari se potete iscrivetevi. E poi vedete quanto è veloce a farla, non è sì. Che ci vuole, basta prepararsi un po' il tutto, è velocissima, anche senza frullatore elettrico va benissimo. Ormai questa nuova filosofia, adesso sì, da altri video che fa tutto a mano. Basta avere il burro un po' morbido, a temperatura ambiente, vabbè. Si fa. Va bene. Allora, grazie di tutto. Grazie a tutti. Aspettiamo i vostri commenti. Sì, buona visione. E continuate a seguirci. Ciao. Ciao. Ciao.